come sempre. E adesso la prima circolazione, dicevamo, è a favore dei padroni di casa con Gia Baviera. Thiago Grippi per l'1-0, cambio Dosson in avvio. Errore difensivo da parte dell'Aniene, che praticamente consegna il pallone agli avversari e Grippi non si fa, diciamo così, attendere. Robertoni che va addirittura a fare il pressing alto e aiuta così Gia Baviera per il 2-0. Perché Bertoni inizia un pressing alto, dà molto fastidio all'Aniene, arriva a rimorchio Gia Baviera, 2-0. Passaggio non è entrato bene, recupero della palla nel campo d'attacco praticamente a 10 metri e da lì non c'è sbaglio per Gia Baviera. E qui la situazione si fa già difficile per l'Aniene, intanto Skinina alla conclusione diretta. Juanfran invece davanti con la maglia numero 10 in casa Cane Rosso, quindi i primi cambi importanti e arriva però subito la risposta dell'Aniene, giocatore che è arrivato anche alla nazionale, giocatore romano, dalla Lazio all'Aniene, adesso prova a fare le fortune dei gialloneri. E questa è un'ottima iniziativa della Camero Son, vicina ancora la segnatura con Juanfran. Il mister Domenico ha fatto la squadra uscire un po'. Ottimo attenzione. Pallone di Juanfran, questo è un assist meraviglioso, quello di Juanfran per Ugherani. Andiamo a rivedere l'assist perfetto sotto le gambe dell'avversario, ma soprattutto proprio nella diagonale giusta per andare a trovare il proprio compagno e metterlo davanti al portiere nelle condizioni di fare il 3-1. Intanto questa è Spindola che va alla conclusione. Sentiamo questa battuta da parte di Anas sotto misura, difficile per lui andare da lì alla conclusione. Prova a partire Biscossi, buono però la chiusura di Murillo, poi però battuta centrale, non difficile per Tondi. Murillo, ottimo il pallone per Ugherani. Ugherani che non trova ad un soffio la porta avversaria. Ugherani, buon pallone per Murillo e ottimo lavoro da parte sua con la risposta di Tondi. Ancora la Cane Dosson lo fa con Bertoni, le sue finte, palla sul sinistro, bravo Tondi che ha capito, è rimasto fermo sulla conclusione di Bertoni. Questo invece è Cabeza subito dall'altra parte, il palo di nuovo in diretta dal Pala Dosson. Già alla conclusione, ottimo lavoro, palla messa a terra, ha provato proprio a piazzarla. C'è Gia Baviera, porta il pallone sul sinistro, ancora lui, 4-1, e questo è un gol molto importante. Andiamo a rivedere, eccolo con Gia Baviera, vedete, porta a spasso la difesa avversaria, attende il momento propizio e poi fa 4-1. Molta qualità e allo stesso momento ha avuto anche la fortuna che Skinina tornava, ma alla fine la palla è passata. Ci riprovano e qui è una grande parata di Pietrangelo, poi pallone messo fuori da Thiago Grippi, prova a partire Raul, subito il break, Juanfran, Thiago Grippi, palla sotto, Anas, molto bravo Pietrangelo a rimanere in piedi, da solo, palla nel mezzo e arriva il gol di Skinina, quello del 4-2. È riuscito a superare, entrando a sinistra. Da giocare ci sono soltanto 3 minuti e 50 secondi e qui arriva subito però la risposta della Camero Son affidata a Juanfran. Stiamo rivedendo la perla del numero 10 di casa, Battistoni è in campo con la maglia numero 13 e qui però arriva l'errore che dà a Gia Baviera il 6-2. Vediamole, ripartito Thiago Grippi, facile per lui il 7-2, il più 5 della Camero Son. Ancora Skinina, ancora Raubo, una sorta di colpo di tacco fuori, non c'è la precisione. L'Aniene non molla, continua fino alla fine. Quindi 7-2 a favore dei padroni di casa della Camero Son sull'Aniene. Ricordiamo la sequenza con Thiago Grippi, Gia Baviera, Biscossi e Ugherani, 3-1 alla fine del primo tempo. Gia Baviera, Skinina, Juanfran, ancora Giapa e Thiago Grippi. Ricordiamo il 7-2 finale, ma ricordiamo soprattutto la tripletta di Gia Baviera che lo porta a quota 25 in classifica marcatori.